Ciao a tutti amici di Vanilla, come state? Ho visto Iri collegata che ha cominciato a commentare. E dunque, saluto Astrid. Ho anticipato di mezz'ora la live perché così finiamo prima, anche perché l'argomento su Guy Fawkes o Guido Fawkes, e vedremo dopo perché il nome italiano è importante. È un argomento lungo, un argomento interessante, un argomento che merita di essere un po' approfondito in quell'inizio XVII secolo in cui ci fu questa, ci, ci, ci furono, si assistettero, le, si assisté alle conseguenze dello scisma anglicano del 1534. Ma non entro subito nel merito perché aspetto che si colleghino in un po'. Io ho fatto un po' di compiti a casa, nel senso che ho stampato un mio vecchio articolo in cui parlavo dei particolari interessanti riguardo la morte di Guy Fawkes e non solo. E in più ho preso un po' di appunti vecchia maniera. So che sembro un po' datato quando prendo gli appunti così a mano, però mi trovo ancora meglio a farmi le scalette a mano rispetto a quelli che si fanno tutti con l'iPad o col computer. Io ancora sono vecchia maniera e vado con la mia penna. Facendo un lavoro così digitale mi sento un po' un dinosauro preistorico a usare questa modalità, però io mi trovo meglio, ecco. Intanto saluto quelli che si stanno collegando, siamo una trentina, Alessandro, Cami, Valeria, e saluti a tutti. Sì, guarda Cami, ho deciso di anticipare perché credo che ci metteremo un po' a parlare di Guy Fawkes, quindi meglio anticipare un po', anche perché stasera devo andare a giocare e quindi se anticipo un po' riesco a mangiare prima che non fa mai male, ecco. E voi come ve la passate? Qualche commento, qualche domanda sui video? Ho avuto due video, quello di ieri e quello di oggi, che stanno facendo tante tante visite. Quello su Hattie McDaniel, che era un mio articolo abbastanza vecchio, perché l'ho scritto qualche anno fa, se non sbaglio. E poi l'articolo sull'uomo che su Paul Amadeus Dinah, l'uomo che viaggiò nel futuro. E devo dire con grande soddisfazione questo articolo di Annalisa Lo Monaco, e devo dire con grande soddisfazione che stanno facendo tante tante visualizzazioni. Quindi è un periodo abbastanza fortunato per gli articoli video di Vanilla Magazine, quindi se avete qualche domanda, vi prego di postarla nei commenti che le leggo. Valeria, carta e penna. Ciao Caterina, grazie per i complimenti. Valeria, dove vai a giocare, mi chiedi? Guarda, io gioco a padel e gioco in una. Sono, non so se è presente lo sport, però vado a giocare semplicemente qui in un paese qui vicino che si chiama Porto Fuori, che è vicino al mare, ecco. Qui sulla Riviera Romagnola. Il gioco è padel, è tipo un tennis, però fatto con dei vetri attorno al campo. Il campo è molto più piccolo e si gioca 2 contro 2 e le racchette sono piccole, piccole, tipo quelle da beach tennis che noi qui in Romagna chiamiamo più romagnolescamente parlando racchettoni, ecco. E dunque, ok, Iri lo conosci bene. Non ho capito quello che mi hai detto, Valeria, su Via Col Vento. La cosa più sconcertante su Via Col Vento è che lo hanno ritirato per poi rimetterlo con una spiegazione. Ah, Via Col Vento è un film figlio della sua epoca, peraltro il 1900, di che anno è? Del 36, se non sbaglio. Cioè, era un'epoca in cui ancora negli Stati Uniti, non solo i neri erano discriminati per legge, cioè non era un,
come dire, non era una discriminazione che veniva fatta dalla gente sul sentimento del momento, ma era una discriminazione legiferata. Quindi dovremmo aspettare la metà degli anni 60 perché queste leggi assurde, naturalmente, vengano abolite. Ma vedi, è un po' è tutto figlio della mentalità americana, statunitense, cioè, che parte proprio male, capito? Cioè, la nazione America, come la intendono loro, quindi Stati Uniti d'America, parte proprio male, perché parte dalla Mayflower e continua con degli altri puritani molto spesso dei ferventi o barra maniaci della Bibbia che vanno a colonizzare queste terre sconfinate e da lì comincia una mentalità che davvero ci ha messo centinaia d'anni per iniziare a diventare più moderno, più civile, ecco. Quindi proprio, per esempio, se vedi Il Gigante, un altro film bellissimo, con Elizabeth Taylor, James Dean e Rock Hudson. E guarda, anche in quel film lì ti rendi bene conto di come nasce l'America e che insomma poteva andare a finire più o meno solo così. Ecco, per fortuna, io avevo sperato in una più rapida modernizzazione dei costumi dopo l'elezione del presidente Obama, devo dire la verità. Perché il fatto che un presidente fosse di colore davvero poteva essere una modernizzazione velocissima dei costumi, però vedo che appena andato giù Obama c'è stato il suo contraltare repubblicano che sembra voler riportare indietro tutto di 50 anni. Ecco, quindi la questione statunitense è davvero complessa ma semplice da capire nella sua genesi, ecco, semplicissima da capire nella sua genesi, ma complessa perché parliamo di ormai 330 milioni di persone con di differenti nazionalità che stanno tutte insieme, ecco, in un paese colonizzato. Bene, ho espresso tutto il mio antistatunitensitismo in poche parole, ecco. No, in realtà non è che sono antistatunitense, però. Come dire, l'America è un paese di grandi contraddizioni. Ecco. Ok, allora. Roberta Zuccarello, in alcune zone degli USA, la mentalità è ancora quella della Mayflower. Esatto. Mi sembra dopo tutto quello che leggo, mi sembra proprio che sia così. Ecco. Poi io sono stato negli Stati Uniti solo 2 volte, quindi e non ci ho vissuto, soprattutto. Quindi finché non si vive in un luogo, non si può mai capire bene la mentalità. Di questo me ne sono reso conto avendo vissuto in Grecia. Però, diciamo così, una persona si riesce a fare un'idea quantomeno delle conseguenze di una mentalità, e davvero la mentalità della Mayflower si vede ancora lì, ecco, non è passata, insomma. Caterina, ti saluto che devi andare a lavorare. Allora, dunque. Adesso ringrazio Maria Caterina che mi fa i complimenti per i video. Grazie mille. Adesso cominciamo un po' a parlare di Guy Fawkes. Siamo in anticipo sulle 17 in cui avevo messo all'inizio la tabella di marcia, ma poi ho cambiato in corsa 16:30. Iniziamo a parlare della storia di Guy Fawkes, della storia della congiura delle polveri, perché è affascinantissima, diciamo così. Ci si potrebbe vedere un po' un inizio di alcune grosse rivoluzioni la più grande che ci fu tanti anni dopo la Rivoluzione francese. In realtà non c'entra nulla, nel senso che questa qui era una rivoluzione completamente religiosa. Quindi erano i cattolici che volevano ripristinare, o i papisti, come li chiamavano gli inglesi, protestanti, che volevano ripristinare l'autorità papale in Inghilterra contro i protestanti, contro in particolare Giorgio I d'Inghilterra, Giorgio VI di Scozia, che era divenuto re da pochissimo in Inghilterra, dopo la morte di Elisabetta I,
E quindi no, non è una rivoluzione, come dire, del popolo, però è una rivoluzione che, se fosse andata a buon fine, avrebbe causato uno sconvolgimento probabilmente di grandi, grandi, grandi dimensioni. E allora cominciamo a parlare di Guy Fawkes. Guy Fawkes, che non è il capo della congiura delle polveri, perché il capo era Robert Catesby, come dire, l'ideatore della congiura delle polveri era Robert Catesby, il quale avrà un destino diverso, ecco, ma poi dopo vi racconto. Però perché diventa famoso Guy Fawkes? Diventa famoso perché è quello che viene pescato con le mani nella marmellata, semplicemente. È quello che viene pescato dalle guardie inglesi mentre è in una cantina con 36 barili di esplosivo. E dunque, mi fermo un secondo. Se avete delle domande, scusami, che è mezzo compiler. Giacomo Primo, scusami. Ti chiedo scusa, mi sono confuso. Guarda, ho il nome qui scritto e ho detto Giorgio. Scusami, Giacomo Primo, naturalmente. Dunque, se avete delle domande, scrivetemele nei commenti che le leggo dopo. Faccio un po' di pause quando andiamo avanti. Dunque, Guy Fawkes nasce nel 1570, quindi 36 anni dopo lo scisma anglicano che aveva visto Enrico VIII affrancarsi dal potere papale in Inghilterra. Dunque, Guy Fawkes nasce come un membro, non nella nobiltà, ma un membro, cioè non era un uomo di popolo, era un uomo che era figlio di persone che avevano delle terre, quindi naturalmente non erano dei proletari. Viaggia continuamente e nei suoi viaggi combatte la guerra degli 80 anni ed è impegnato con l'esercito spagnolo fra il 1596 e il 1603. La Spagna, che è un paese tradizionalmente ultracattolico, o comunque cattolico, e Guy Fawkes, mentre è in Spagna, tenta di convincere il re spagnolo a fare una guerra per ripristinare il cattolicesimo la religione cattolica in Inghilterra. Tenta di convincere Filippo III e descrive Giacomo I come eretico. Però naturalmente questo tentativo di far scendere in campo la Spagna contro l'Inghilterra fallisce. E quindi nel 1604 Guy Fawkes è in Inghilterra, Guy Fawkes che si fa chiamare Guido Fawkes. Perché? Perché Guido? Perché per rendere ancora più evidente la sua fede cattolica, quindi in antitesi a quella protestante degli inglesi. La situazione in Inghilterra, peraltro, non è unitaria. Perché? Perché l'Inghilterra è ancora piena di cattolici, ci sono preti cattolici e naturalmente ci sono fedeli cattolici, non tutti sono diventati protestanti, nonostante una prima politica rigida di Enrico VIII, poi dopo Maria la Sanguinaria invece predica e dà un ritorno verso il cattolicesimo, mentre invece Elisabetta I si affranca definitivamente dal potere papale e dà il là, diciamo così, all'attuazione completa della riforma protestante. I cattolici sono ancora numerosi e ci sono anche dei preti cattolici, questo è importante nel proseguo della storia. Quindi l'Inghilterra è un po', come dire, divisa fra cattolicesimo e protestantesimo, peraltro protestantesimo che non è solo anglicano, ma ci sono dei calvinisti, eccetera, eccetera, eccetera. Nel 1604 Guy Fawkes si allea, diciamo, inizia questa congiura delle polveri con altri quattro membri, capeggiati da Robert Catesby,
il quale decide, pensa di far saltare in aria tutto il Parlamento inglese, con re con Giacomo I compreso, ed eliminare quindi totalmente la classe dirigente inglese, per far che cosa? Per rapire la figlia di Giacomo I e farla sposare con un re cattolico continentale europeo, e ripristinare il cattolicesimo e definire una monarchia assoluta in Inghilterra sul modello di Francia e Spagna. Il primo incontro avviene la domenica del 20 maggio del 1604 a Londra. E gli altri congiurati, è bene parlare anche degli altri quattro congiurati, non li citerò tutti e 13 che sono i totali, ma parlo degli altri quattro congiurati, perché fra loro c'è Thomas Percy, si direbbe italianizzando, ma Percy, che era il parente di Henry Percy, che era il duca di Northumberland, se non sbaglio il sesto duca di Northumberland. Poi Tom Winton, cugino di Catesby, e John Wright, altro cugino di Catesby. Quindi oltre a Guy Fawkes ci sono due parenti di Catesby e Thomas Percy, che era il cugino del duca di Northumberland. Fra tutto, fra il maggio del 1604 e il novembre del 1605 si uniranno, congiureranno fra tutto 13 persone. E il ragionamento del 13 è importante perché? Perché 13 sono tante, non sono poche. Quindi loro, per riuscire a affittare una cantina nei pressi di del Palazzo del Parlamento, portare lì 36 barili di polvere da sparo, organizzare tutto perché nessuno sappia niente, hanno bisogno di 13 persone. Ma 13 persone sono 13 bocche che parlano. E quindi se 5 si riescono a controllare, diciamo così, 6 è già più difficile, 7 è difficilissimo, ma 13 era praticamente impossibile. E infatti la congiura inizia a manifestare le sue falle d'acqua quando uno dei 13 si confessa con un prete cattolico. Prete cattolico, un gesuita, che si chiama padre Terismond, era un gesuita, appunto. Uno dei 13 si confessa e questo prete parla con il suo superiore, che si chiama padre Garnet, leggo i nomi perché non riesco a ricordarmeli tutti, si confessa, solo che il problema è che chi ha confessato che stanno per far saltare in aria tutto il Parlamento, ha confessato all'interno del segreto confessionale. Quindi i due preti cattolici cosa fanno? Scrivono al Papa chiedendo di emettere di fare un comunicato affinché non si compiano delle azioni violente contro i protestanti, ma questa richiesta rimane inascoltata e i due cattolici decidono di mantenere il segreto come prescrive il segreto confessionale, quindi il giuramento per il segreto confessionale. E dunque mi fermo un secondo per vedere se c'è qualche domanda. Valentina mi chiede: non dovevi iniziare alle 17? Sì, hai ragione, ho anticipato un po' perché penso che sarà lunga, perché ho deciso di raccontare all'inizio tutta la parte della storia di Guy Fawkes e di come si arriva alla congiura delle polveri, e quindi Valentina, Vale oppure Anitelav, come ti piace definirti nel tuo cognome, ho deciso di iniziare un po' prima. E c'è qualche domanda su questa parte iniziale? Vediamo se scrive qualcuno. Su YouTube o su Facebook?
Sembra un episodio tragicomico alla Fantozzi. Ma no, dai, guarda, era una congiura abbastanza, come dire, cioè ci porta molto in quell'epoca, ecco. Perché? Perché questa congiura, secondo me, è tanto significativa? È diventata famosissima. Allora, in Inghilterra è famosissima da sempre, ma lo vedremo dopo perché. Proprio dal 1605 è già strafamosa. Da noi in Italia, quindi anche nei paesi non anglofoni, è diventata famosissima, e non del Commonwealth, è diventata famosissima perché? Perché c'è il film V per Vendetta, qui, prima il fumetto, poi il film V per Vendetta, bellissimo, che parla di Guy Fawkes, dell'argomento. Ne parla in toni veramente davvero simili, quindi c'è il parallelismo fra una società distopica, moderna e il regno di Giacomo I, anche se naturalmente credo fosse più simile a Maria la Sanguinaria come regno, ecco, che fece condannare non al rogo, secondo me al rituale dello squartato, impiccato, sventato, squartato, 283 persone. Il numero lo ricordo preciso. Come eretici, ecco. E quindi, come dire, Giacomo I all'inizio non ha un governo apertamente anticattolico, inizialmente, però poi dopo, piano piano, lo diventa. E dopo il fallimento della congiura delle polveri, il governo inglese diventa completamente anticattolico. Addirittura parlavano, cioè discuterono di mettere. Discussero, scusate, di mettere un cappello rosso in testa ai cattolici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi era un governo che poi dopo diventò in modo acceso anticattolico, ma all'inizio non era così anticattolico, ecco. Nico mi scrive la filastrocca di Guy Fawkes, che è Remember, Remember the 5th of November. The Gunpowder Treason and Plot, I see no reason why gunpowder and treason should never be forgot. Dunque, infatti, questa qui è il motivo, è la filastrocca che celebra il fallimento della congiura delle polveri e ne parleremo fra pochissimo. Bene, vado avanti così finiamo questa parte iniziale, arriviamo verso le 5 che tiro fuori le curiosità. Dunque, quindi eravamo rimasti che i congiurati sono diventati 13, iniziano ad esserci delle falle, ma si riesce a tenere ancora la compattezza delle informazioni. Fino a quando arriva una lettera a Lord Monteagle in cui si dice che Lord Monteagle, appunto, deve stare lui e gli amici suoi, diciamo, devono stare lontani dal Parlamento il primo giorno dell'apertura dei lavori, perché quel giorno lì ci sarà un evento drammatico e catastrofico che ucciderà moltissime persone. A questo punto qui le guardie inglesi iniziano a cercare nei pressi del Parlamento inglese, ma non trovano nulla. Non trovano nulla. Eppure da qualche parte ci deve essere qualcosa. No, saluto il mio grandissimo amico Costas dalla Grecia che mi scrive in italiano: Ciao Matteo, e lo saluto perché lui è nella bellissima Pilos, in Messenia, e mi segue anche in italiano. Adesso quando ci vediamo in Grecia parliamo in greco, però in questo caso qui. Io parlerò in italiano, però sono sicuro che lui qualcosa capisce perché peraltro ha studiato in Italia. E a su costa taleme el piso, taleme to calochieri. Amata mansafissune narthume stin ellada. Dunque, allora, io eravamo rimasti ai. Ah, ok. Dunque. Le guardie inglesi iniziano a cercare nei pressi del Parlamento inglese e non trovano nulla. È l'inizio di novembre, le sere, quindi il giorno è corto, e a un certo punto, e prima de
scusate, prima di tutto questo, Guy Fawkes era già una persona che veniva tenuta d'occhio dalle guardie inglesi, perché era definito un soldato rivoluzionario. E allora che cosa succede? Il 4 novembre le guardie sanno che sta per succedere qualcosa e vedono un individuo con la mantella sopra che si aggira per il Parlamento a tarda notte, mezzanotte. All'epoca naturalmente non c'era il coprifuoco, però era inusuale vedere qualcuno che girasse di notte a quell'ora, immagino anche con fare furtivo. E quindi che cosa fanno? Lo seguono e scoprono la cantina con i 36 barili. Quindi le guardie scoprono Guy Fawkes che va all'interno di questa cantina. Lui all'inizio si giustifica dicendo: ah, è una cantina di gianfrusaglie, io mi chiamo John Johnson, se non sbaglio, John Johnson, sono qui per fare gli affari miei, diciamo così. Ma naturalmente le guardie non gli credono, vedono i 36 barili e rimangono esterrefatti. Ecco, hanno scoperto che cosa stavano tramando i congiurati delle polveri. Il 4 novembre viene arrestato, il 5 novembre viene interrogato per la prima volta, si arriva a una prima, durante il primo interrogatorio, senza ancora il metodo della tortura, che sarà usato, mi sembra, il 6 e il 7 novembre. Durante il primo interrogatorio, Guy Fawkes fa il nome di uno dei congiurati, che è Percy, Thomas Percy, parente di Henry Percy, duca di Northumberland. Quindi subito le guardie cercano di braccare Thomas Percy, fermano e bloccano il duca di Northumberland, che naturalmente era all'oscuro di tutto, ma era stato designato dai congiurati come primo lord protettore di questa di questo passaggio di governo fra cattolici e protestanti. E quindi il duca di Northumberland viene bloccato e tenuto agli arresti domiciliari. Thomas Percy viene catturato e Guy Fawkes è all'interno delle prigioni con il nome John Johnson, che inizia a essere torturato. Tutti i congiurati capiscono che ormai è finita, iniziano a scappare, scappano verso il Galles, dove c'era ancora una prevalenza cattolica, e sperano di trovare sempre nuovi cattolici che si uniscano alla loro causa per iniziare quella che doveva essere una rivolta civile invece che un attentato dinamitardo come era quella della congiura delle polveri. Nei giorni seguenti, mi sembra nell'arco di uno o due giorni, vengono inseguiti da 200 guardie, se non sbaglio, e c'è uno scontro armato, alcuni muoiono, fra cui Catesby e Percy, se non sbaglio, e alcuni muoiono e gli altri vengono condotti in catene a Londra per essere processati. Mi fermo un secondo. Valeria cosa ha detto in greco? Guarda, te lo dico, te lo spiego subito. Gli ho detto che spero di vederlo quest'estate, se ci lasceranno venire, se ci lasceranno andare in Grecia. Sì, il Parlamento è sempre nel luogo attuale. Peraltro ne avrei parlato dopo, perché fra le 9 curiosità di cui parlo dopo ce ne sono anche sulla localizzazione geografica. Quindi il ragionamento sul Parlamento inglese lo approfondirò un po' dopo. Dunque, che cosa succede? Succede che Guy Fawkes viene torturato terribilmente. E in teoria, per la common law, non avrebbe potuto essere torturato, perché la tortura non era più un metodo di interrogatorio, ma visto che si tratta di un caso di altissimo tradimento, il peggior tradimento, quindi l'attentato alla vita del sovrano, viene firmata una lettera
con cui Guy Fawkes all'interno della torre di Londra viene torturato. Ora, ed è interessante capire che non sappiamo quali torture gli furono inflitte. Questa è una curiosità interessante, perché all'interno della torre di Londra c'era il cavalletto, che era quello strumento con cui ti legavano mani e piedi e ti tiravano, ma non si sa se fu utilizzato contro Guy Fawkes, perché probabilmente il cavalletto era una tortura altamente invalidante, perché slogava spalle, articolazioni, eccetera, 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 ed era quindi, a quell'epoca lì, non si guariva più, quindi era una tortura invalidante. Non si sa se viene usato il cavalletto con Guy Fawkes, ma probabilmente le manette che stringevano le mani, eccetera. Perché faccio questa precisazione? Perché molto spesso si tende a pensare alle terribili torture, no? Quindi delle torture disumane. In realtà, per torturare un uomo, è molto più, ne parlavamo poi con Davide Busato nella penultima live, è molto più facile torturarlo con strumenti semplici, come diceva giustamente Davide, con strumenti che si trovavano quasi alla portata di oggetti quotidiani, ma la tortura è talmente dolorosa che alla fine si parla, ecco, cioè io credo che noi in stati moderni in cui la tortura non viene praticata, non ci rendiamo conto di quello che davvero la tortura possa significare, ma sicuramente metodi di tortura semplici sono sufficienti a far, fra virgolette, cantare chiunque, ecco. Dunque, allora, oltre ai congiurati, 13 congiurati che vengono o uccisi o arrestati, quindi 8 dei congiurati, vengono arrestati anche chi? Cioè si tenta di arrestare anche i preti che avevano ascoltato la confessione e che ormai era venuto fuori dalla tortura di un altro dei congiurati, non di Guy Fawkes, che aveva sempre tentato di proteggere i preti. Vengono fuori i nomi di, non me li ricordo, Tennyson e padre Garnet, che tentano di scappare. Tennyson riesce a scappare, ma padre Garnet, che era il superiore, non riesce a scappare, viene imprigionato. Che cosa succede allora? Tutti i processi giungono al termine e a gennaio del 1606 si giunge alla condanna a morte, in cui i primi 4 congiurati vengono uccisi e il secondo giorno vengono uccisi i secondi 4. Tutti i congiurati vengono giustiziati con il rituale dell'impiccato, sventrato e squartato, che era un rituale terribile che prevedeva rapidamente, tento di essere il più come dire, elegante possibile nei limiti del lessico italiano, dove i congiurati venivano impiccati, nel senso che venivano appesi per il collo, ma non uccisi, quindi non c'era la rottura del collo. Poi venivano, mentre erano impiccati, squartati, venivano evirati completamente, squartati, nel senso che le viscere, le interiora, venivano asportate dal corpo, viscere, interiora e organi genitali venivano bruciati di fronte all'uomo che era ancora vivo, appeso per il collo, poi venivano decapitati e infine squartati in 4 parti e mandati o agli angoli, o ai 4 angoli del regno, o scusate, ai 4 angoli di Londra. Quindi questo qui era il trattamento riservato soltanto, non era naturalmente una morte normale, era un trattamento riservato soltanto alle condanne più gravi, come l'altissimo tradimento, quindi la congiura per uccidere il re. Bene,
Dunque, adesso mi fermo un secondo, vediamo se c'è qualche altra domanda. Siamo diventati una settantina, siamo qualcuno in più. Sono andato un po' lungo rispetto alle 5 che dovevamo iniziare. Adesso passiamo alle curiosità. Gli altri che sono arrivati adesso, vi dico, le curiosità le leggerò solo adesso. Fino adesso ho letto la storia un po' molto in sintesi della congiura delle polveri e abbiamo fatto qualche ragionamento sull'epoca storica, ecco, inizio del XVII secolo in Inghilterra, lotta fra non lotta, quindi dei problemi, diciamo così, di integrazione fra cattolici e protestanti all'interno di uno Stato che era diventato recentissimamente, dal 1534 e poi dopo con Elisabetta I, soprattutto di fede protestante. I cattolici in Inghilterra si sentivano discriminati e per tante e lo erano in parte. Ma lo saranno molto di più dopo il fallimento di questa congiura delle polveri, perché, ad esempio, se non vado errando, non potranno votare fino al 1707, se non sbaglio, e gli verranno tolti moltissimi privilegi dei comuni cittadini che, ad esempio, non potevano essere sepolti in cimiteri non anglicani, quindi, come dire, c'erano. Giacomo I decide di fare una serie di leggi per inasprire il suo trattamento contro i cattolici. Ecco, dopo il fallimento della congiura delle polveri, il fallimento della congiura di Guy Fawkes. Dunque, leggo qualche commento. Era sadismo. Guarda, oltre che sadismo, secondo me sì, allora. C'era un po' di sadismo, io credo, perché per arrivare a questo tipo di torture ed esecuzioni, penso che un po' di sadismo, gusto per il macabro, ci potesse essere, anche perché erano degli spettacoli sostanzialmente, si radunava tutto il popolo di fronte al patibolo, questi qui venivano squartati, ammazzati nei peggio modi, con degli urli, delle sofferenze, io credo inimmaginabili, ecco. Però servivano soprattutto come esempio, cioè se non righi dritto e rischi di fare e pensi di fare un qualsiasi tipo di congiura, la pena è più che la morte, è la tortura, cioè la morte sotto tortura, perché si può definire soltanto una tortura, ecco, un'esecuzione come quella di impiccato, sventrato e squartato. Peraltro Davide Busato ci ha raccontato l'esecuzione a Venezia per i grandissimi crimini, i più gravi crimini, che non era poi così differente, nel senso che tagliavano le mani, poi uccidevano, cioè non era una cosa semplice neanche a Venezia. Quindi direi che finita la storia di Guy Fawkes, possiamo iniziare con qualche curiosità. Leggerò qualche pezzo dal mio articolo, però in genere ne parliamo, ecco. Allora, la prima curiosità è proprio sulla morte a cui andò incontro Guy Fawkes. Perché? Perché 8 congiurati che vennero uccisi, vennero giustiziati a gennaio del 1606, non tutti morirono con il rituale dell'impiccato, sventrato e squartato. Perché? Perché alcuni di loro, se erano così pronti di spirito e riuscivano a scappare dalle grinfie del boia, noi dobbiamo pensare che, ad esempio, se io sono il secondo, il terzo, il quarto a dover essere giustiziato, ho già visto le 3 condanne precedenti e le 3 torture terribili che hanno già patito i 3 prima di me. Io so che sto andando a morire e so che non voglio soffrire come loro. E quindi che cosa provo a fare? Provo a uccidermi prima, provo a suicidarmi. E quindi cosa succedeva? Succedeva che chi era tanto abile, tanto, come dire, fortunato da riuscire a
scappare alle grinfie del boia, si lanciava incontro alla morte, sperando con più forza possibile, tentando di spezzarsi il collo. E Guy Fawkes, nonostante fosse cattolico e avesse messo in piedi tutta questa, insieme a Catesby, tutta questa congiura delle polveri, eccetera, naturalmente sappiamo che i suicidi nel mondo cristiano, ecco, non godono, diciamo così, del miglior trattamento nell'aldilà, anzi, finiscono all'inferno. Guy Fawkes, nonostante non si sa se riuscì a lanciarsi sulla corda e quindi a spezzarsi il collo direttamente, oppure se scivolò semplicemente perché aveva ancora tutto slogato dalla tortura che forse gli era stata fatta, questo qui è tutto ipotetico, forse aveva le articolazioni slogate e cadendo si ruppe il collo e morì sul colpo. Quindi Guy Fawkes non fu ucciso, impiccato, sventato e squartato, ma morì direttamente con il collo spezzato al momento della caduta sul cappio, come lui, un altro dei condannati. Ecco, leggo qualche pezzo. Mentre io, eccoci qua, dopo che riuscì a morire in questo modo qui, il suo corpo fu comunque sventrato e squartato, e le parti, le sue spoglie, vennero mandate ai quattro angoli del regno come monito per gli altri cospiratori. In più, un'altra curiosità, l'abbiamo detto prima, Guy Fawkes non era capo della congiura delle polveri, nonostante sia il più famoso, no? Quindi è quello che diventa il simbolo, no? Vi per vendetta, la maschera di Guy Fawkes. Lui non era il capo, non era l'ideatore principale, lui tentò di far andare, scendere in campo la Spagna contro l'Inghilterra per una guerra di religione, ma non ci riuscì, e il capo non era, Guy Fawkes non era il capo delle polveri, della congiura delle polveri, ma era semplicemente uno dei 13 congiurati, uno dei primi 5, che venne pescato con le mani nella marmellata dalle guardie inglesi, mentre il 4 novembre del 1605 si trova all'interno della cantina con 36 barili di polveri da sparo. Dunque, vi leggo qualche pezzo. I cospiratori della congiura furono inizialmente 5, ma l'ideatore era Robert Catesby, un fervente cattolico che aspirava a sovvertire l'ordine costituito politico e religioso dell'Inghilterra dell'epoca. In totale morirono 13 persone, tutte in compalte della congiura, e 8 di loro affrontarono la tortura del patibolo e della pena di morte che abbiamo prima descritto. Terza curiosità su Guy Fawkes: egli aveva l'ammirazione di Re Giacomo I. Anche perché aveva l'ammirazione di Re Giacomo I? Perché anche sotto tortura, ed è bene specificare che non fu Guy Fawkes a tradire i sacerdoti cattolici, ma fu un altro congiurato, mantenne anche anche sotto tortura, Guy Fawkes mantenne il suo atteggiamento di sfida. Resistette a 2 giorni di torture prima di confessare i nomi dei compagni. L'unico rimorso che dimostrò fu quello di non essere riuscito a far saltare tutto in aria, e la sua dedizione alla causa gli valse l'elogio di Re Giacomo, che lo descrisse come in possesso di una risolutezza romana. Ecco, quindi anche su questo aspetto qui non tutti sanno, cioè si pensa sempre che Guy Fawkes fosse il capo, anche in V per Vendetta un po' viene, come dire, dato per scontata questa cosa qui, ma in realtà lui era semplicemente uno dei tanti congiurati, il capo era, l'ideatore era un altro. Un'altra curiosità è che Guy Fawkes nacque protestante. 1570, 34 anni prima ci fu lo scisma anglicano, Guy Fawkes nacque protestante.
Nonostante sia diventato il più grande nemico e simbolo dei protestanti, Fox era nato proprio come uno di loro. Però i suoi nonni materni erano cattolici e la madre, da vedova, sposò un cattolico, Dionis Bainbridge, non si sa, o Dennis Bainbridge, non c'è certezza sul nome. Fox si convertì al cattolicesimo soltanto da adolescente. Quindi Guy Fox nacque come protestante e fece una buona parte dell'infanzia come protestante. Un'altra curiosità. Un'altra curiosità è che Guy Fox ha un'isola a lui intitolata. Anche se è considerato come uno dei più grandi nemici della Gran Bretagna, oltre che con i protestanti ce l'aveva parecchio anche contro gli scozzesi, e fra l'altro Giacomo I era scozzese naturalmente, la sua memoria rimane duratura nel tempo. Rappresenta quindi una sorpresa sapere che esistano due isole a lui intitolate, una a nord-ovest di Santa Cruz nelle Galapagos, tutte e due a nord-ovest di Santa Cruz nelle isole Galapagos, che però sono completamente disabitate. Bene. Allora, guardo se c'è qualche domanda. Una curiosità, guarda, sulla ghigliottina, perché prima o poi è un articolo che, un video che andrò a fare, perché ho già l'articolo pronto di Giovanna Potenza, una bravissima autrice, una professoressa di Napoli. La ghigliottina fu inventata per dare ai condannati un modo più veloce e letale per morire possibile. Esatto, infatti il rasoio nazionale francese, si chiamava, era nato come un metodo di esecuzione che doveva davvero alleviare completamente il dolore ai condannati. Però che cosa successe? Durante la Rivoluzione francese la ghigliottina divenne uno spettacolo, perché ne venivano ammazzati talmente tanti tutto il giorno sugli spalti, che sul palco, che sì, naturalmente la morte era rapida, però tutta l'esecuzione diventava davvero macabra, ecco perché ne venivano uccisi tantissimi. E quindi la ghigliottina sì, era uno strumento di morte rapidissimo e indolore, ma durante la Rivoluzione francese divenne un macabrissimo spettacolo di fronte alle folle. Peraltro la ghigliottina fu usata in Francia, se non sbaglio, fino sicuramente il Novecento, ma non ricordo, gli anni 30 sicuramente, perché ricordo la foto di un condannato negli anni 30, non mi ricordo quando smise di essere utilizzata come metodo di esecuzione, ecco, perché fra tutte queste morti uno alla fine un po' si confonde, non si riesce di preciso a ricordare, ma sicuramente durante gli anni 30 era ancora il metodo di condanna in Francia. Fino agli anni 70, Valentina, ecco, non lo ricordavo, allora ti dico io, gli anni 70 l'ultimo condannato a morte è del 79, e non ricordo come si chiama, ma fu condannato e probabilmente era innocente, questo me lo ricordo, perché ha fatto un articolo su Vanilla Magazine il bravissimo professor Roberto Cocchis, che ha parlato appunto dell'ultimo condannato a morte francese, e se non sbaglio fu fra il 78 e il 79, non ricordo uno di questi due anni. Bene. Poi, Guy Fox si faceva chiamare con un soprannome italiano. Fox dilapidò il patrimonio paterno e per vivere divenne un soldato professionista, appunto, come abbiamo detto prima, arruolandosi andando a combattere per la Spagna. Mentre combatteva a fianco della Spagna contro l'Olanda protestante, si faceva chiamare Guido, in un tentativo di sembrare ancora più cattolico di quanto non fosse. E poi, una volta l'anno, settima curiosità. Una volta l'anno, ancora oggi, vengono controllati i sotterranei del Parlamento inglese, quindi dopo 415 anni, per assicurarsi che non ci siano congiurati che preparano un attentato.
prima dell'apertura del, del Parlamento, cerimonia che si svolge una volta l'anno, le guardie della Camera fanno una ricerca nei sotterranei per assicurarsi che non ci siano aspiranti cospiratori che si nascondono nelle cantine. Ovviamente questa è diventata più una tradizione che una seria precauzione contro gli atti terroristici. E poi un'ottava curiosità che mi chiedevate sul discorso del Parlamento. Il Parlamento naturalmente è sempre rimasto quello, però la cantina che Guy Fawkes tentò di far saltare in aria oggi non esiste più. E è stata distrutta in un incendio del 1834 che ha devastato le aule medievali del Parlamento. Quindi il Parlamento naturalmente è sempre lo stesso, bellissimo peraltro, di fronte sull'acqua, ma nel 1834 la cantina di Guy Fawkes, come venne chiamata in seguito, venne distrutta durante un incendio. E ultima curiosità che lascio per questa live è questa, ed è secondo me divertentissima davvero, perché ci fa capire quanto all'epoca fosse difficile fare una congiura e quanto fosse difficile mettere in atto degli atti sovversivi. Allora, i 36 barili di polvere da sparo come vennero messi insieme? Vediamo se qualcuno di voi lo sa. Non è una live quiz, ma sono curioso di sapere come fanno, secondo voi, come fanno questi congiurati a mettere insieme 36 barili di polvere da sparo. Cioè, un barile è una quantità bella importante. Come facevano a mettere insieme questi 36 barili? Dunque, vediamo un po' se qualcuno di voi se lo ricorda, da Facebook o da YouTube. È una domanda molto difficile, mi rendo conto che è difficile, però ci riporta un po' nel clima di quell'epoca. Allora, se vediamo se c'è qualcuno che riesce a mettere un commento. Nessuna idea, eh? Certo, non la comprarono, credo, mi dice Iri. Esatto, no, in realtà la comprarono, penso, però non la comprarono attraverso i canali ufficiali. Allora, che cosa succedeva? Succedeva che i soldati venivano pagati, e venivano pagati anche mediante la polvere da sparo. Allora, i soldati che volevano arrotondare la paga vendevano la polvere da sparo che gli veniva data in dotazione, quindi magari ti davano un X di polvere da sparo e tu vendevi una piccola parte per uso privato, perché magari, guarda, ti faccio un esempio, si doveva tirare giù, far cadere delle rocce, aprire dei passaggi, eccetera, e si usava la polvere da sparo. E quindi i soldati vendevano una piccola quota della polvere da sparo che lo Stato passava loro. E quindi questi 36 barili vengono messi insieme nell'arco del tempo, ma mettere insieme 36 barili non era un'operazione banale, era un'operazione che richiedeva molto tempo. E allora succede che cosa? Che questi 36 barili vengono messi insieme, io penso, nell'arco di diversi mesi. La polvere da sparo allora non era una bomba a mano odierna, era polvere da sparo molto artigianale, ecco. Non era stata scoperta molto tempo, non era arrivata molto tempo prima in Europa. E quindi arriviamo all'ultima curiosità. In realtà quei 36 barili di polvere da sparo lì avrebbero fatto pochi danni al Parlamento. Perché? Perché il potenziale... leggo dall'articolo, il potenziale di 36 barili di polvere da sparo che Fawkes aveva nascosto in cantina sotto Westminster avrebbero avuto una potenza sufficiente a distruggere molti degli edifici soprastanti, anche vicini. Alcuni esperti, però, affermano che quella polvere da sparo fosse in cattivo stato, e questo qui l'ho letto in uno degli articoli che ho letto adesso, erano in un cattivo stato perché erano state assemblate
in troppo tempo. E quindi quella polvere da sparo lì, artigianale, non mi ricordo per quale processo chimico, ma perdeva moltissimo del suo potenziale esplosivo. E quindi la polvere da sparo era in cattivo stato. E anche se fosse stata accesa, avrebbe fatto pochi danni alle istituzioni che aveva intenzione di distruggere. Bene. Questa qui era la, l'ultima curiosità, e secondo me è un po' la più divertente, perché io, cioè, pensate a queste persone qui, quindi partono in cinque, vogliono ripristinare una monarchia assoluta cattolica in Inghilterra, partono in cinque, coinvolgono altre 8 persone, più coinvolgono involontariamente il duca di Northumberland, non riesco mai a pronunciarlo bene, che viene arrestato in realtà, ma poi sarà rilasciato perché viene appurata la sua estraneità ai fatti, anche se viene interrogato, non sotto tortura. Coinvolgono altri 2 o 3 preti, se non sbaglio, gesuiti, di cui uno viene ucciso semplicemente impiccato, ecco, viene ucciso un terzo giorno impiccato e non sventrato e squartato, cioè coinvolgono tantissime persone, montano tutto questo e alla fine quei 36 barili avrebbero fatto un botto poco rilevante e non avrebbe distrutto nulla. Perché? Perché la tecnologia dell'epoca chimica non consentiva loro di approntare un'arma così potente da distruggere tutto il Parlamento inglese con tutti i parlamentari e il re Giacomo I. Quindi non si sarebbe assistito a uno spettacolo tipo muoia Sansone, tutti i filistei, ma avrebbe fatto un botto che non avrebbe ucciso probabilmente troppe persone, sicuramente non il re Giacomo I e tutti i parlamentari, ecco. Questo qui era un po' il racconto su Guy Fawkes, sulla congiura delle polveri. Ne ho parlato in una live perché non ho un articolo pronto su Guy Fawkes, anche se comunque è un argomento che ho trattato in tanti post. Questo, ne avevo uno sulle curiosità, ho preferito leggervelo così. Se volete mi fate qualche domanda, parliamo qualche minuto riguardo la congiura delle polveri, oppure se avete qualche curiosità riguardo gli ultimi video, a me fa sempre piacere ascoltarvi. Vi ricordo che potete sostenere Vanilla Magazine abbonandovi, come tanti che ho visto scrivere adesso nella chat, abbonandovi al canale di Vanilla Magazine, costa meno di un caffè e ci aiutate a sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale. Dunque, Pennypedia, immagino anche l'umidità dei sotterranei. Sì, guarda, non ricordo il processo chimico per il quale quella polvere da sparo lì era sicuramente, tra virgolette, ammalorata, nel senso che non poteva avere un potenziale esplosivo di grossa portata, proprio perché era stata messa insieme nel corso del tempo. In più, umidità della cantina, umidità del fiume, eccetera, insomma... Cioè sicuramente non avrebbe fatto un gran danno. E quindi alla fine di questa congiura delle polveri rimane che cosa? Rimane in realtà il 5 novembre, che è il giorno che viene festeggiato per dire che il re è salvato, quindi la filastrocca che abbiamo letto prima, che il re è stato salvato. E il 5 novembre vengono accesi dei fuochi, dei petardi per festeggiare quella che è la Guy Fawkes Night, in cui si festeggia la salvezza del re Giacomo I, che si è salvato dalla congiura delle polveri. E Giacomo I decide di inasprire il suo comportamento, il suo atteggiamento verso i cattolici, e peggiora di molto la loro vita, e sarà molto peggiore nell'arco dei successivi 100-200 anni, ma veramente questa congiura delle polveri è un fallimento totale e
porta alla, a delle, non a delle persecuzioni, ma a una discriminazione nei confronti dei cattolici inglesi. Dunque, Pier Giorgio, Matteo ti consiglia il canale Icudo e la biblioteca di Alessandra. Ma guarda, sai, ho visto qualche video, sì, mi sembra molto bravo. Prima o poi chissà che non scappi una collaborazione. E, non so per, se è stato spiegato il perché della maschera di Anonymous. Beh, sì, naturalmente è la maschera di Guy Fawkes. Sì, scusate, naturalmente oltre al film V per Vendetta, Anonymous ha adottato il simbolo, quindi questa è la maschera di Guy Fawkes, come proprio simbolo. La cosa davvero divertente di tutto questo è che Guy Fawkes era solo quello che era andato alla cantina, ecco, cioè proprio dei cinque congiurati forse era quello che aveva meno potere decisionale, dei 13 congiurati poteva essere nei 6-7 principali, ma non era il principale, e rimane famoso lui perché di, me lo rileggo sempre, Robert Catesby non si ricorda nessuno, ma in realtà è tutto partito da lui. E Luce, stavolta sei riuscita a esserci, mi fa piacere. Alex Londra, curiosità sugli ultimi video. Sì, avrei un sacco di cose da chiederti. Ci parlerai del peluche del Titanic? È interessante saperne di più. Guarda, sai, non ho... abbiamo parlato di un sacco di cose del Titanic, sia negli articoli di Vanilla, sia nei video. Non ricordo quella del peluche del Titanic. Questo qui è proprio qualcosa che non ricordo. Pennipedia, non so se te l'ho detto, ma a Londra il 5 novembre si celebra lo sventato attacco. Sì, so che si chiama, io sapevo, io ricordavo Guy Fawkes Night, però se tu mi dici Bonfire Night, guarda, mi fido di te, ricordavo, cioè so che popolarmente si chiama anche Guy Fawkes Night, ecco. Ok. Dunque, Astrid, grazie per le info, grazie a te per essere stata con noi. E, secondo te, in caso di successo, avrebbe cambiato in qualche modo la storia? Sì, la storia sarebbe radicalmente cambiata. Nel senso che, oddio, in caso di successo, cioè, premettiamo, se avessero avuto 36 barili di esplosivo, tutti raccolti nell'arco di 15 giorni, e fossero riusciti a portarli lì sotto, farli esplodere in un modo, come dire... esplosivamente efficace, e avessero sterminato tutto il Parlamento inglese, la storia mondiale, non solo inglese, sarebbe radicalmente cambiata, e chissà adesso quale sarebbe la realtà, ecco, in uno sliding doors davvero non so, cioè riesco a immaginare semplicemente che sarebbe la storia sarebbe stata completamente riscritta da 400 anni a questa parte. E Iri, ci vuole sì, fortuna per farsi sgamare nella cantina e diventare un simbolo. Sì, infatti proprio, guarda, è una circostanza veramente singolare, perché, non so come dire, singolarissima, ecco. Perché diventi un simbolo, ma non sei tu che l'hai ideata, sei solo quello che... In realtà, scusate, faccio una precisazione. È vero che non era lui che aveva ideata, lui doveva essere però quello che andava ad accendere la miccia. Questo non l'ho detto fino adesso, ed è un particolare che sarebbe stato meglio che fosse stato specificato prima. Guy Fawkes non era il capo, ma era quello che materialmente doveva andare a accendere la miccia. Quindi effettivamente aveva un ruolo preciso, non era quello, come dire, non era il cervello del gruppo, ma era l'esecutore materiale. Petito per aria, nessuna rivoluzione industriale, questo non lo so, penso che ci sarebbe stata comunque, forse in altri termini, non ho idea, ma sicuramente la monarchia inglese sarebbe stata decisamente diversa, ecco. La monarchia sarebbe caduta? No, non sarebbe caduta. Ci sarebbe stato probabilmente quello che avevano organizzato i congiurati delle polveri, ovvero avrebbero salvato la figlia di Giacomo I, che avrebbe sposato un re
mandatogli, cattolico, mandatogli dalla Francia e dalla Spagna, non si sa quale delle due nazioni avrebbe fornito il nuovo re, e l'Inghilterra sarebbe tornata cattolica al 100%. Questo, secondo me, è una, non so come dire, è un'eventualità molto, 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 molto possibile. E perché Alexandra? Perché scelsero lui per accendere la miccia? Non lo so, mi viene da pensare per il suo passato militare, perché credo, anche Catesby credo fosse un militare, perché i due vengono definiti come militari sovversivi ed erano tutti e due osservati speciali, questo ne sono assolutamente sicuro. Forse, non lo so, chissà, magari hanno tirato il cerino, questo è un particolare che non conosco, però sicuramente Guy Fawkes aveva un passato militare importante. E dunque, leggo il commento di Laura Bianchi. Robert Catesby è diventato famoso dopo che Kit Harington ha diretto la serie Gunpowder, dove si parla della congiura e del capo della congiura, che è un suo antenato. Ok, quindi questa non la sapevo, anche perché notoriamente io non seguo serie televisive, quindi mi perdo sempre un po' tutto questo magico mondo, ecco, e delle serie televisive. Poi, molto probabilmente non avremmo avuto Elisabetta. Sì, sicuramente non avremmo avuto Elisabetta, nel senso che lo sterminio di tutta la classe dirigente di un paese come l'Inghilterra, che allora, non, è bene precisarlo, non era ancora il paese più ricco d'Europa, anzi Spagna e Francia erano molto più ricchi. In realtà il passaggio, scusate, come dire, l'Inghilterra inizia ad arricchirsi in quel periodo lì con i corsari e con le immense ricchezze che vengono portate dai corsari verso l'Inghilterra, come ne andavano portate verso la Spagna, ma anche verso l'Inghilterra, ed è quel periodo lì, ecco, il periodo di Elisabetta I, Giacomo I, diciamo così, tutto fra la fine del 500 e durante il 600, l'Inghilterra diventa l'impero coloniale che poi dopo porterà la Gran Bretagna un secolo dopo a diventare l'impero, anche naturalmente anche durante l'Ottocento, che porterà la Gran Bretagna a diventare l'impero coloniale più grande del mondo, ecco. Monica Crestani, perché si faceva chiamare Guido? Se voleva enfatizzare il fatto che fosse cattolico, perché non farsi chiamare come il Papa di allora? Guarda, credo che sia semplicemente una italianizzazione, una latinizzazione del suo nome in inglese. Non so se Guy sia il nome in inglese di Guido, però lui in Spagna, quando combatté a fianco dell'esercito cattolico spagnolo, si faceva chiamare Guido. Penso sia semplicemente l'italianizzazione di Guy, della parola Guy. Isabella Matteucci, ti ringrazio, ringrazio io a te. Se l'Inghilterra fosse tornata cattolica, ipoteticamente, cosa sarebbe accaduto? Guarda, gli scenari sono difficili da immaginare, in realtà. Anche perché poi noi adesso abbiamo in mente, cioè facciamo, come dire, magari il parallelismo con uno Stato cattolico attuale. Ma all'epoca essere uno Stato cattolico voleva dire essere affiliati al Papa, e il Papa non era lo Stato Vaticano che adesso, che peraltro ricordo che è l'unica monarchia assoluta rimasta, credo nel mondo se non sbaglio, perché il Vaticano è una monarchia assoluta dove il monarca assoluto è il Papa, sopra 600 persone insomma, però è l'unica monarchia assoluta. Voleva dire essere affiliati a uno Stato che aveva un territorio sottostare a delle regole che erano le regole cattoliche, quindi
stare sotto al Papa. Poi in realtà tutti i grandi scismi, lo scisma ortodosso del 1053 d.C., lo scisma anglicano, cioè il problema è sempre stato questo. Riconosciamo il Papa come autorità? Cioè, se è a lui che dobbiamo chiedere per dirimere le nostre questioni, non solo religiose, ma anche di potere politico? Naturalmente non è sempre stato così, ma diciamo così, la questione è sempre stata un po' questa. Cioè, riconosciamo il Papa come capo, come guida, eccetera, e a lui sottostiamo? Ecco, il problema è sempre questo qui. Allora, Elisabetta prima ripristina immediatamente il protestantesimo proprio per non sottostare al Papa. E Enrico VIII, naturalmente, e Anna Bolena, fa lo scisma per poter sposare Anna Bolena, ma come dire, è chiaro che c'era già un malcontento. Io penso, non penso ci possa essere solo una causa di questo tipo. Per non annullare il suo, perché il Papa non annullò il suo matrimonio con Caterina d'Aragona. Come dire, è sempre, la questione è sempre un po' quella: riconosciamo il Papa come autorità oppure no? E quindi lo scisma ortodosso, che vede la parte orientale dell'Europa affrancarsi dall'autorità papale nel 1053, avviene per tutta una serie di svariati motivi. Lo scisma anglicano avviene per tutta una serie di svariati motivi. Francia e Spagna rimangono cattoliche. Se l'Inghilterra fosse tornata cattolica, naturalmente lo scenario politico mondiale della storia, ma anche del nostro presente attuale, sarebbe stato radicalmente diverso. Nessuno di noi sarebbe sicuramente nato, questo è indubbio. E quindi ecco, come dire, ragionare per ipotesi ucronistiche, come si dice in termine tecnico, è difficile, però sicuramente si può immaginare un futuro e quindi un attuale presente completamente diverso. E dunque, torno indietro sulle domande. Allora, siamo messi male. Luce de Brutus Guttibus, ok. Se l'Inghilterra fosse rimasta cattolica, ci sarebbero stati molti meno morti in Irlanda. Ecco, questo sì, questa è una, come dire, una prima conseguenza facilmente ipotizzabile. Ecco, sì, in Irlanda probabilmente, non so, chissà, magari sarebbe diventata così coloniale come è diventata dopo. Chi può dirlo? Non lo so. Ecco, questo. Sono appunto ipotesi ucronistiche che difficilmente riescono ad avere un'applicazione pratica, cioè realmente immaginare cosa potesse succedere è difficile. E dunque, ieri a modo mio, non mi fate parlare di religione politica. No, infatti, guarda, ti dico, andiamo a complicarci troppo la vita. Comunque, Pennipedia. Mi interesserebbe un video sullo scisma che accennavi dell'Europa orientale, che immagino sia quello ortodossa, rispetto allo scisma anglicano è molto meno conosciuto. Sì, guarda, è lo scisma del tecnicamente si chiama Grande Scisma del 1053. È un argomento molto complesso, anche perché le cause non c'è naturalmente una sola causa. Si va a parlare di impero bizantino, naturalmente, che termina a metà del XV secolo, se non sbaglio 1453, forse mi confondo con le date, 1453 la presa di Costantinopoli, di Istanbul. Si va a parlare di tantissimi argomenti. È uno scisma poco conosciuto in Italia, perché noi cristiani siamo sempre, guarda, è incredibile, parlavo con una maestra di religione del mio paesino, parlavo con una maestra di religione la quale mi diceva: no, perché siamo tutti cattolici, poi ci sono i cristiani e poi non mi ricordo quale altro nome diceva, cioè
È uno scisma che ancora oggi non viene, cioè non viene ancora bene percepito, no? Cioè ci sono ancora delle maestre di religione qui che ti dicono: ah, ma il mondo sono tutti cattolici, poi dopo ci sono i cristiani, e non riusciva neanche bene a darmi la definizione. Dunque, naturalmente ci sono i cristiani cattolici e i cristiani ortodossi, quindi lo scisma tra chiesa cattolica e chiesa ortodossa avviene nel 1053 nell'ambito dell'impero bizantino e del papato, e avviene per tutta una serie enorme, grandissima di ragioni, che sono una commistione fra potere politico, ma anche potere religioso e questioni religiose. Ce ne sono tantissime, non riesco a dirtela adesso in due parole. Si potrebbe affrontare un video, sì, guarda, secondo me è più facilmente una live, nel senso che potrei prepararmi una piccola lezioncina, ecco, poi io non sono un professore, l'ho sempre specificato, però è un argomento che a me interessa tanto, anche perché poi in Grecia, avendo vissuto in Grecia, lì invece ti raffronti con i cristiani ortodossi, e quindi vai a, cioè come dire, ti rendi più conto di quello che è la differenza davvero che c'è fra loro e noi, e che non è una differenza da poco. La prima grandissima differenza è quella di riconoscere un capo assoluto della Chiesa, che è il Papa della Chiesa Cattolica di Roma, che nel 1053 non è più il Papa di tutti, ma è il Papa soltanto dei cattolici. Potrebbe scapparci una live nei prossimi, guarda, anche nelle prossime settimane, perché no? Penso che sia un argomento poco conosciuto, soprattutto qua in Italia, perché tendiamo a crederci tutti cristiani e non sappiamo che dall'altra parte del mare, a 200-300 chilometri d'acqua, ci sono i cristiani ortodossi, che hanno una religiosità e una religione completamente differente dalla nostra. E dunque, allora, chi crede, adesso mi sto, mi piacerebbe parlare dello schiaffo dei Anagni e di Bonifacio VIII, immagino tu ti riferisca. Sì, guarda, ecco, quello lì sicuramente è un video che andrò a fare sullo schiaffo dei Anagni, sì. Assolutamente, mi sembra davvero un bel video, peraltro ho già il testo. Sì, prima o poi sicuramente faccio il video sullo schiaffo dei Anagni, mi hai dato un bel suggerimento. Non so quando, perché adesso ho una scaletta da 10 video già programmata per i prossimi giorni, però lo schiaffo dei Anagni sì, è un episodio che abbiamo trattato in un articolo di 1000 parole, quindi comunque troppo breve per andare a spiegare anche lì tutte le difficilissime connessioni ed episodi che si concatenano e lotte politiche che ci sono nel mezzo, e quindi ecco, anche quello lì è un bel argomento. Ecco, il video che parlavi su Cleopatra e su Akhenaton sarebbe parlare della famosa eresia di Amarna. Eresia di Amarna, che è considerato da molti come il primo culto monoteista della storia. Guarda, sì, hai ragione, gli argomenti, come vedi, sono tantissimi. Mi piacerebbe davvero, come dire, riuscire a parlare di tutto. Ho la difficoltà che le giornate, cioè il tempo è breve. Per dire, sentivo l'esigenza di fare un video sulla schiavitù statunitense, ho fatto non solo sulla schiavitù, anche sulla segregazione razziale, quindi oggi ho fatto il video su Hattie McDaniel, il primo afroamericano, quindi la prima donna afroamericana che vinse un premio Oscar nel 39. E, ho parlato di Blind Tom, che era un pianista trattato alla stregua di uno schiavo, cioè ho tanti argomenti che per me sono impellenti, no? Che sento come piccolissimo divulgatore di voler affrontare, ecco, l'eresia di Amarna, il primo culto monoteista della storia, lo scisma, il grande scisma fra cattolici e ortodossi, sono tutti argomenti veramente interessanti. Come dire, mi piace parlarne, spero di avere il tempo nel corso
cioè, come dire, spero di riuscire sempre a trovare il tempo per parlarne, ecco. Dunque, allora, siamo in live da un'oretta e venti, direi che è abbastanza, abbiamo fatto una piccola, un piccolo excursus su Guy Fawkes, un piccolo riassunto, e vi ringrazio tantissimo per essere stati con me, vi ricordo di andare a vedere gli ultimi video che ho fatto, perché gli ultimi due sono stati davvero apprezzati da tantissimi utenti. Mi fate un grande piacere se attivate la campanella e se non siete iscritti di iscrivervi, e se non lo chiedo mai quasi a nessuno, però a quanto ho capito conta molto se mettete il like sul video. Se mettete i like ai video sicuramente fa piacere a tutti, sia a me sia agli autori che scrivono i post. Mi hanno suggerito di dire che di far mettere i like ai video che postiamo. Dunque, vi ringrazio tutti ancora di nuovo, vi auguro una buonissima serata. Io, come ho detto prima, vado a giocare a padel. Vi auguro buona serata, spero di rivederci presto, forse non questo weekend, perché sarò in vacanza e per un giorno, non tantissimo, però sarò in vacanza, e quindi chissà, o venerdì o lunedì comunque ci vediamo in live, spero. Grazie ancora a tutti e buona serata, a presto.